grazie a voi. Io a Palermo ormai ci vengo una volta al mese, grazie alla procura di Palermo, perché sono processo per aver bloccato gli sbarchi dei clandestini. Ringrazio la procura di Palermo perché per me è un orgoglio essere a processo per aver bloccato gli sbarchi dei clandestini e conoscere questa straordinaria città. Quindi, sulla lotta all'immigrazione clandestina non c'è niente da inventare. Primo Consiglio dei Ministri, costa zero, si riapprovano i decreti sicurezza, entra in Italia che ha il permesso di entrare, però le televisioni del mondo non possono parlare di Lampedusa, di Pantelleria, di Trapani, di Pozzallo, per gli sbarchi. Bloccare le partenze significa salvare vite e proteggere la sicurezza dei cittadini italiani. L'aver bloccato gli sbarchi ha fatto risparmiare al popolo italiano 1 miliardo di euro. Ecco, con questo 1 miliardo di euro si può azzerare la legge Fornero e offrire quota 41 milioni di lavoratrici e lavoratori. Quindi, un po' di sbarchi in meno, un po' di pensionati e lavoratori. 3 o 4 riflessioni, non la voglio far lunga perché fa un caldo bestia e c'è bisogno di candidati in piena efficienza. Non promettiamo miracoli, però diritti. Non può esserci una perenne emergenza rifiuti. In Germania ci sono 96 termovalorizzatori. Non può esserci in Sicilia, e poi la pagano i siciliani, da anni una perenne emergenza rifiuti che evidentemente conviene a qualcuno, perché avere le strade siciliane piene di rifiuti, avere siciliani che pagano una delle tasse di rifiuti più alte d'Italia per avere città sporche, evidentemente c'è qualcuno che ci guadagna. Quindi qua si parla di 2 termovalorizzatori, almeno due. Io poi alla 1 ho l'aereo per andare a Milano, ce n'è uno a 2 chilometri da casa mia, che trasforma i rifiuti in energia, in calore, in ricchezza per condomini, scuole, ospedali e famiglie. Ecco, io conto di rivederci qua fra 5 anni con la Sicilia che è uscita dalla perenne emergenza rifiuti, che arricchisce qualcuno ma è un danno economico e sanitario per milioni di siciliani. E quindi su questo non permetteremo altri ritardi. Il ponte. Ai siciliani costa di più non avere il ponte che avere il ponte, perché i siciliani ogni anno spendono 6 miliardi di euro per il mancato collegamento, esattamente la cifra che servirebbe per dar lavoro a decine di migliaia di persone a Messina e a Reggio e per permettere di fare Palermo, Roma nell'arco di poche ore. Non è il collegamento fra Messina e Reggio, è il collegamento fra l'Italia e l'Europa. Adesso ci metti 4 ore a fare Ragusa a Palermo. Qua ovviamente non è responsabilità solo della regione, ce ne facciamo carico a livello nazionale. Diciamo che le ferrovie dello Stato non possono fare ferrovie solo in alcune zone e dimenticarsi altre zone del paese, penso alla Sicilia, penso alla Sardegna. Vivere sull'isola non può essere di serie B. Quelli che chiacchierano di ambiente, poi non vogliono il termovalorizzatore, non vogliono il ponte, non vogliono l'alta velocità. Io mi sono studiato il dossier. In Sicilia 1200 km di ferrovie sono a binario unico, 700 km di ferrovia sono a gasolio, non sono elettrificate. E poi ci sono quelli che chiacchierano di ambiente e difendono il povero cinghiale, che ormai ci entra anche in camera da letto la notte se non stai attento, e se ne fregano dello sviluppo. Quindi chi sceglie la Lega, chi sceglie Schifani, chi sceglie il centrodestra, sceglie una Sicilia che viaggia, che corre, che investe, che crea ricchezza, che crea lavoro. Per quello che riguarda un altro tema che alla Lega è sempre stato a cuore, l'agricoltura e la pesca, ci facciamo garanti a livello regionale e a livello nazionale di proteggere i prodotti della terra siciliana, l'olio siciliano, il pesce siciliano, il grano siciliano. In Europa qualcuno porta avanti idee folli come il Nutri-Score, perché qualche multinazionale ci vuole spiegare che fa meglio la Coca Zero oppure le patatine fritte surgelate o le alette di pollo surgelate rispetto alla dieta mediterranea,
e il latte può essere prodotto senza vacche in un laboratorio con fermentazione chimica, viva l'agricoltura siciliana, viva i nostri agricoltori, i nostri pescatori, che vanno protetti, intervenendo anche sul costo del gasolio. Io ho incontrato le marinerie a Mazara, nel Messinese, in questo momento per alcuni pescatori che fanno questo lavoro da una vita è più conveniente lasciare la barca in porto, perché è più quello che spendi per uscire che quello che incassi con quello che porti a posto. E quindi su questo abbiamo le idee assolutamente chiare. Il lavoro va difeso. Mi ha stupito nelle ultime settimane del governo che è ancora in carica che i problemi dell'Italia fossero stati individuati in alcune categorie che dovevano essere punite, come se i problemi dei siciliani e degli italiani dipendessero dal lavoro dei balneari, dei taxisti, degli ambulanti, magari da azzerare per fare il favore a qualche cooperativa, a qualche multinazionale straniera. Onore a chi lavora sulle spiagge siciliane da una vita, ai taxisti che quella licenza sono solo guadagnata. Commercio, poi uso Palermo, ho parlato di Sicilia, 30 secondi a livello nazionale. Enrico Letta, dove sei? L'emergenza bollette, luce e gas non è l'emergenza di Salvini. Io ho letto che settimana prossima scenderanno in piazza a Palermo i commercianti. C'è uno dei panifici più storici e antichi di Palermo che ha messo in vetrina la bolletta. Non ce la fa. L'emergenza nazionale in questo momento è una. Non è la riforma della Costituzione, lo Ius Soli, il DDL Zan, la droga libera, la bicamerale. È una. Mettere sul tavolo tutti i soldi necessari per aiutare i lavoratori e imprenditori a pagare le bollette della luce e del gas. Qualcuno, Letta, dove sei? Perché dici di no? Perché stai? Renato, magari firmiamolo a Palermo. Ecco, dividiamoci su tutto, lo dico alla sinistra. Dividiamoci sulla legge Fornero, sugli sbarchi, sui campi rock, sulla flat tax, sul nucleare, sul termovalorizzatore, sul ponte, sull'alta velocità. Dividiamoci su tutto. Uniamoci sul lavoro. Devo salvare 1 milione di posti di lavoro. Tutta Europa sta approvando decreti per bloccare gli aumenti delle bollette di luce e gas. La Francia, la Germania, la Spagna, il Portogallo, la Grecia, la Croazia. La Gran Bretagna, nella settimana della morte della regina, ha messo 160 miliardi di euro sul tavolo. E le famiglie a Londra, che non sono diverse da quelle di Palermo, hanno la bolletta della luce bloccata per 2 anni. 2.500 sterline annui al massimo. E le imprese a Londra hanno il costo energia bloccato per 6 mesi. Cosa sono? Più intelligenti? Sono più avanti? La luce è la luce, il gas è il gas. E quindi io mi domando perché il governo italiano, che è ancora in carica, e questo chiede la Lega da troppe settimane, non abbia ancora approvato un decreto energia da almeno 30 miliardi. Questo serve. Qualcuno dice attenzione, però si fa dentro. Secondo voi, lo dico a padri e madri di famiglia, ma è meglio mettere 30 miliardi a debito adesso per salvare 1 milione di posti di lavoro e migliaia di negozi, o è meglio aspettare e mettere 100 miliardi a Natale per pagare 1 milione di disoccupati di cassa integrati? È una roba da matti, è una roba da matti. E qua non c'entra la Russia, la Finlandia, il Portogallo, la Nuova Zelanda, dipende da noi. Quindi Renato, perché noi vinciamo per 15 giorni, vinciamo in regione e vinciamo a livello nazionale, però io poi non vorrei governare un paese in ginocchio con le fabbriche chiuse, la tonno carico per andare dall'altra parte dello stretto, 232 operai in cassa integrazione. Io ho fatto colazione a Palermo la settimana scorsa, bolletta quadruplicata, e o vendi il caffè a 4 euro, però perdi i clienti, occhio, oppure chiudi e lascia a casa qualcuno. Ecco, una Sicilia orgogliosa, che non ha niente da invidiare a nessuno, che ha il diritto che venga finalmente, dopo decenni, riconosciuta, valorizzata e applicata fino in fondo l'autonomia che c'è nello statuto della regione siciliana, che è molto. Poi ci diciamo sottovoce qualcosa, reintrodurre un ente intermedio fra i piccoli comuni e la regione.
Dargli dei soldi per fare quello che ha sempre fatto è buon senso. Reintrodurre le province che possano curare le strade e le scuole è buon senso. Renzi le cancellò perché avrebbe risparmiato un sacco di quattrini. Non abbiamo risparmiato un euro e in compenso le strade provinciali e le scuole superiori che vengono gestite e mantenute dalle province cadono a pezzi. Ecco, dobbiamo avere il coraggio come Lega e Centrodestra di dire quello che magari è scomodo: fra il comune di 1000 abitanti e gli uffici della regione a Palermo serve un ente intermedio con soldi e personale che venga eletto direttamente dai cittadini, che non sia un proprio lavoro. Non vado lungo perché poi ho l'aereo. Non era previsto la mia presenza a Palermo questa mattina. Renato lo sa, dovevo essere a Roma e poi nel pomeriggio a Milano, stasera a Pavia, poi a Cinisello Balsamo, però ci tengo troppo a che la Lega sia protagonista del futuro di questa terra e quindi ho tolto i miei programmi a Roma, ho preso l'aereo questa mattina, lo prendo adesso dopo pranzo perché Palermo e la Sicilia meritano tutto. E quindi ci rivedremo sera. Al di là del processo, ovviamente, questo. Riforma della giustizia. Per lo stesso reato, da ministro dell'interno, mi pagavate lo stipendio voi, perché lo stipendio al presidente della regione e al ministro dell'interno lo pagate voi, non è che lo paga qualcun altro. Il compito del ministro dell'interno è proteggere i confini del paese, lottare contro la mafia, contro gli spacciatori, contro gli stupratori, contro i trafficanti di esseri umani. Ecco, per aver difeso i confini del mio paese sono andato a processo a Palermo e a Catania. A Catania mi hanno assolto perché il fatto non sussiste. A Palermo mi hanno rinviato a giudizio e rischio 15 anni di carcere. La riforma della giustizia dovrà essere una delle priorità del prossimo governo nazionale. Certezza della pena, separazione delle carriere e responsabilità civile personale dei magistrati che fanno. Non si può sbagliare e rimanere impuniti, mettere in galera un imprenditore, un sindaco, un padre di famiglia, sputtanarlo sui giornali come corrotto, ladro, mafioso, e poi dopo un anno mi scusi, abbiamo sbagliato persona. Mi scusi, le abbiamo rovinato la vita, le abbiamo rubato l'azienda, e però non è colpa di nessuno, no amico mio? Se il politico sbaglia, paga perché la gente non lo rivolta. Se l'insegnante sbaglia, viene punito, l'avvocato, il taxista, il medico, il gelataio, chiunque, anche il giudice, se sbaglia sulla pelle del cittadino italiano, deve pagare per la possibilità di pagare. Mi sembra naturale. Ultimo, e poi ascolto per qualche minuto prima di volare in aeroporto l'amico Renato, ed è bello essere qua tutti insieme, il passaggio del testimone in maniera positiva, propositiva, guardando al futuro, Flannello Musumeci e Renato Schifani, questa è una lezione di buona politica alla sinistra che invece pensa solo alle poltrone e pensa solo alle spartizioni. Ultima riflessione, un minuto, posso chiamare di fianco a me non un candidato alle regionali, che sennò è casino perché poi candidato alle regionali, le preferenze, figure. No, il candidato vostro che la Lega ha scelto per rappresentare i palermitani al Senato, che non è una persona famosa. Non abbiamo scelto un VIP, PD ha scelto dei televirologi, persone no. Noi abbiamo scelto questo signore qua, che invito a salire sul palco. Faccio un applauso a Mario Barbuto, presidente dell'Unione Italiana Ciechi. Io non voglio più italiani dimenticati. Non gli avevo detto nulla, ti ho pregato. Però Mario è un amico, qua tutti a sinistra si preoccupano dei diritti di chi sbarca domani mattina, di chi ha diritto di farsi le canne, di chi ha diritto di qua, diritti di là. Io avrò l'onore di portare col voto dei palermitani, perché è il candidato del collegio uninominale di tutto il centrodestra nella città di Palermo, in provincia di Palermo, gli occhi di chi occhi non ha più, le orecchie di chi orecchie non ha più, l'abbattimento delle barriere architettoniche, la parità di diritti per tutti sarà una nostra priorità. Come vedo con il futuro.
Mario, ti ho pregato, mi prego. Se hai 30 secondi, poi li lascio a Renato. 30 per ringraziare innanzitutto i cittadini di Palermo, che sarebbe e sarà un onore rappresentare i temi di cui parlava Matteo, ma rappresentare anche il grande patto tra Palermo, la Regione Sicilia e lo Stato, che devono pensare con tre teste ma lavorare con una sola mano che agisce in sintonia per la Sicilia, per l'Italia. E votiamola questo centro-destra, votiamola questa Lega. Grazie a tutti. Buona vita, buon lavoro Renato Schifani, viva Palermo, viva l'Italia e viva Piazzale di Renato, questo straordinario paese. Grazie di cuore.